Alla mostra d'Oltremare di Napoli continuano ad arrivare i generi alimentari donati all'amministrazione comunale dalla grande distribuzione. In moltissimi hanno risposto all'appello lanciato dal comune, tra i primi supermercati come 365, Flor do Caffè, Ciro Amodio e poi il CAN, Centro Agroalimentare e la Coldiretti. In 2 giorni sono state depositate tonnellate di cibo. L'ente mostra è stato trasformato in un sito di stoccaggio, una cittadella della solidarietà per far fronte ai bisogni dei cittadini più fragili. Qui le associazioni volontarie accreditate potranno ritirare gli alimenti per donare provviste alle persone che a causa dell'emergenza da virus Covid-19 si trovano in difficoltà economica. Siamo riusciti in questa operazione straordinaria di stoccaggio in un luogo simbolo della città, il cuore di Napoli che si apre sia dal punto di vista territoriale che dal punto di vista dei prodotti. Potete vedere intorno a noi ci sono centinaia e centinaia di chili di prodotti che verranno distribuiti alle associazioni di volontariato in modo da arrivare capillarmente a tutte le persone che in questi giorni ci stanno manifestando il loro disagio. Ci stiamo rendendo conto che l'emergenza Covid non è solo un'emergenza sanitaria. Da qui a poco avremo un'estensione dell'area della marginalità sempre più grande, sempre più ampia. Noi ci auguriamo di poter sostenere queste persone in tutti i modi possibili. Abbiamo istituito il Fondo di solidarietà comunale che, accanto alla solidarietà vera e propria che vedete qui in mostra d'Oltremare, riuscirà a sostenere oltre 20.000 nuclei familiari. Tutti i supermercati e gli esercenti possono donare e consegnare alla mostra d'Oltremare alimenti e generi di prima necessità per regalare un po' di sollievo ai cittadini in difficoltà. Coloro che ne avessero bisogno possono farne richiesta telefonando al numero 081 795 55 55. Questo è il padiglione 6 della mostra d'Oltremare, il luogo dove si sta concretizzando ovviamente la solidarietà della città di Napoli attraverso i suoi imprenditori, attraverso ovviamente tutta la parte attiva della città che, nonostante l'emergenza, sta cercando di dare una mano a chi è più fragile e chi è in difficoltà. La protezione civile, che sono in questo momento impegnatissimi in città in tante attività, in tante iniziative, sono anche qui dando una mano logistica e organizzativa insieme alla Napoli Servizi per gestire tutte le donazioni che arriveranno. Ovviamente ringraziamo attivamente tutti coloro che in queste ore stanno dando la loro disponibilità e ci stanno donando tutto ciò che in questo momento possono mettere a disposizione per la città. Questo è un altro gesto che l'amministrazione, la giunta tutto, il comune, il sindaco ha fortemente voluto per dare una risposta immediata e che si accompagna comunque ad altre misure che come amministrazione abbiamo messo in campo per gestire l'emergenza. Tra le iniziative messe in campo dal comune, anche l'istituzione del Fondo di solidarietà Il Cuore di Napoli, che oltre ad una dotazione iniziale di 1 milione di euro da parte dell'amministrazione, potrà essere finanziato con donazioni spontanee da parte dei cittadini, effettuando un bonifico sul conto bancario dedicato. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune.